Allora stiamo parlando del sistema Argos, il sistema di videosorveglianza del Canal Grande. Questo filmato dimostra appunto un esempio del funzionamento dove i natanti sono riconosciuti automaticamente e segnati con dei pallini, quelli rossi in eccesso di velocità, quelli gialli in velocità giusta, per così dire. Si notano subito degli errori di funzionamento, delle imperfezioni nel sistema, perché chiaramente non esiste un vero e proprio pattern matching, però si comporta come un dispositivo che traccia gli oggetti in fase di spostamento. Argos prende il nome ed è ispirato ad Argos Panoptes, ed è il sistema di controllo del Canal Grande che alla fine dà ai palmari, dei vigili urbani, la posizione dei natanti che sono in eccesso di velocità, in modo da agire subito e fare le multe eventualmente. Questo era il loro sistema e la loro centrale operativa e questa è come è fatta la cella del sistema Argos. La visione è una visione di tipo rettificata, cioè vengono unite tutte le immagini delle singole celle che hanno tre telecamere ciascuna e poi tra cella e cella per fare del Canal Grande e di altri canali un'immagine unica senza coni d'ombra. E ci sono circa 40 telecamere in giro per tutta Venezia. Ecco come ci vede il sistema, tutte le imbarcazioni sono riconosciute con il loro pallino, è anche possibile intervenire sulle immagini, vedere le imbarcazioni da vicino. Questa è l'ubicazione delle telecamere, così come è stata presentata in Comune di Venezia, però in realtà ce ne sono molte altre. Questo è uno screenshot del palmare e questa è una telecamera Argos proprio fotografata con tre telecamere speed dome e naturalmente l'antenna wifi. Questo è lo zoom della telecamera, come è fatta dentro, sono obiettivi dual night, quindi c'è un lieve cambiamento di angolazione tra il giorno e la notte, e questa è proprio la foto di una telecamera Argos presa dal progetto Panopticon. Questo è il sito del sistema Argos, abbiamo ritagliato soltanto la parte dove c'è il moto delle imbarcazioni. Come potete vedere da questa figura c'è un segmento dove stranamente non ci sono natanti e qui ce ne sono tantissimi, quindi o fanno un'altra strada oppure quando è stata registrata questa sequenza questa telecamera non funzionava e neanche questa. E anche qui c'è qualcosa che non va. E anche qui. E ci si accorge subito che ci sono delle telecamere di Argos che sono giù, nel senso che se tu vai a seguire sulla mappa proprio il punto, oppure vai tu con l'imbarcazione e ti autotracci e ti segui, noti che a un certo momento scompari e poi riappari. E guarda caso, fotografando le telecamere in più situazioni, ti rendi conto che quella centrale, che è quella che dovrebbe levare le multe, per mesi è ferma sempre nella stessa posizione. Altre cose interessanti si possono vedere analizzando meglio i filmati. Questi filmati, tra l'altro, sono stati fatti con un tool di registrazione che è stato sviluppato apposta, che si chiama Argos Recorder, cioè è in grado di registrare praticamente la parte del sito che si vede così. E qui possiamo vedere degli spostamenti a terra. Questi spostamenti a terra ci sono appunto perché sono state inserite delle telecamere Argos a terra che osservano appunto il camminamento delle persone e non tanto quello dei natanti. Qui per esempio c'è un'area di parcheggio e sopra c'è una telecamera. Questo è un filmato estratto dal sito del sistema Argos dove si vedono le persone col pallino sopra che si muovono. Allora, per cercare di capire il fenomeno e comprendere che cosa sta succedendo, abbiamo non solo mappato le telecamere Argos a terra, ma individuato quali sono i potenziali problemi. Partiamo dalla vicenda casa di Antonio. La vicenda casa di Antonio è una cosa molto strana. Noi prendiamo una parte del sito del sistema Argos, quella che visualizza la densità, e andiamo a vedere sorgente pagina. E fin qui nulla di strano. A questo punto io per facilitare vado a cercare direttamente la stringa Antonio, perché voglio arrivare al punto. Vedete, c'è una parte di codice, per chi conoscesse un attimino Google Maps, c'è una parte di codice che è commentata. Questa parte co di codice qua effettivamente ha una funzione che non c'entra niente, casa d'Antonio con sistema Argos. La salvo in locale e comincio ad allontanarmi da Venezia, allontanarmi da Venezia e vediamo dove sta casa di Antonio. E la casa di Antonio si trova a Roma. E la cosa divertente è che se andiamo a interfacciare questa coordinata con i dati telefonici, troviamo anche il numero di telefono di Antonio. Antonio è probabilmente il direttore della Beta Sistemi SRL, che è la ditta che ha fatto il sito del sistema Argos con tutto quanto il discorso. Quindi probabilmente un programmatore ha messo casa del capo e ha fatto qualche scherzone e l'ha lasciato là. Ma adesso che abbiamo trovato Antonio, troviamo noi stessi, direttamente con Live HTTP Headers, andando a vedere che cosa c'è, io qui ho fatto una modalità più casereccia aggiornando a mano,
Su questo indirizzo si può trovare l'XML con le coordinate di tutti quanti gli oggetti rilevati dal sistema Argos. Nessuna password, così diretto. In XML tranquillo, con tanto di numero di telecamera, numero del natante tracciato, coordinate GPS e velocità. E fin qui abbiamo un buon punto di partenza, anche perché attraverso un'altra richiesta molto semplice si accede alle immagini delle telecamere che il sito mostra e delle telecamere che il sito non ti mostra. E quindi sono disponibili tutte le coordinate, non ci sono i cartelli di informativa e quindi non c'è un'affidabilità. E per questo abbiamo creato il progetto ASBA, Automatic Recognition System of Broader Activities. È un sistema che verifica il funzionamento di Argos, ovvero uno script abbastanza cazzuto, rigorosamente fatto in PHP, che va a scaricarsi i dati dal sistema Argos e individua le anomalie. Dopodiché questo script genera un video e lo carica su YouTube. Ovviamente di video ne abbiamo caricati soltanto due perché dopo un po' era un po' un delirio quello che veniva fuori. Cioè era un bel video in cui vedevi tutte le anomalie, però è una voce che tipo ripete e dopo un po' ti tagli le vene. Questo è una parte dello script fuffico che gira appunto sul serverino e si va a guardare quello che combina l'Argos e prende i dati dal sito, dagli elenchi XML. Ma vediamo lo stato delle telecamere. L'output è una semplice pagina HTML visibile con tutte le informazioni di ogni singola telecamera. Questi oggettini qui sono le telecamere, appunto. Quando sono rosse vuol dire che non funzionano. E quindi non ci sono dati né di immagini né di dati XML. E poi qui abbiamo i tre riquadri che indicano l'evento, quando è successo per esempio che l'immagine era nero, quando l'immagine era statica, oppure veniva riciclata la foto del giorno prima, oppure se era semplicemente un'immagine funzionante, con tutte le percentuali. Sopra il 10% di nero viene dato l'appellativo di M, marcia. Quindi quando c'è il 10% dei casi che trovi che è a nero, è marcia, ok, non funziona. Un po' di XML col tempo, praticamente gli XML vengono presi in rapporto alla posizione della telecamera, individuate le tre fette, qui si muove, qui non si muove, fine, basta. Funziona, non funziona, viene fatta una statistica, tra l'altro è un conteggio che non salva neanche un log, perché esattamente, è sempre sovrapposto. E naturalmente qui vediamo anche le immagini delle telecamere che sono vecchie, e quindi possiamo vedere ancora alcuni lavori che non ci sono più, addirittura una delle due di notte, ma guardate qua, che cos'è questa alone? È il riflesso dell'illuminatore notturno della telecamera, quindi la telecamera praticamente si oscura da sola e non è in grado di vedere cosa diavolo succede. Questa, prima dei restauri fatti quest'estate, era così dal 2009. Adesso funziona, però ce ne sono altre che si sono già rotte, e quella è la cosa divertente. Qui ne vediamo altre che sono andate, diciamo, offline, e poi c'è questa che naturalmente è molto particolare perché evidentemente quando passano le automobili riesce a vedere le ondine che spostano le righe bianche, perché non vedo altra soluzione. Questa proprio il canale non lo guarda nemmeno, è proprio, io penso che sia un progetto pilota per vedere se Argos può anche essere usato a terra per tracciare le persone, perché non vedo per quale altro motivo deve esserci questa immagine sul sito del sistema Argos. Proseguiamo e vediamo altre telecamere che hanno a nero, questa è praticamente sempre a nero, crea dei problemi. Oh. E questa l'hanno coperta, quindi vabbè, è così, non funziona. Questa comincia a avere dei disturbi video e questa ne funziona un terzo, il resto è offline, non si sa. Questa è un'altra, sempre offline, la parte centrale è non funziona, non c'è immagine, non c'è dato XML, cioè arrivano le barche, spariscono e poi riappaiono. Fantastico. E quindi poi c'è anche il discorso che queste erano le telecamere che fino a 3 mesi fa non funzionavano. Questa non c'era e questa non c'era, per dirti. Cioè proprio erano state tolte. Addirittura ce n'è una che è stata spostata, che è questa qui, è stata spostata più volte. E naturalmente in questo caso è proprio il caso di dirlo, perché questa è una schermata presa da fuori attraverso le finestre. Grande fratello, noi ti stiamo guardando. E questo era tutto. Chiaro e semplice. Una curiosità, questo sistema penso analogo, che
Il sistema tutor è suo parente, però il sistema tutor va a utilizzare le targhe. Probabilmente ha le stesse problematiche. Sul tutor non abbiamo ancora studiato nulla, però stiamo studiando su un altro tutor, che io chiamo tutor, ma è un nome improprio, che c'è anche qui in zona, appena esci. Ci sono delle telecamere che non sono dei T-Red, non sono degli autovelox, però tant'è che appena entri e esci dal paese ce n'hai una da una parte e una dall'altra, che ti leggono la targa e dicono: signor Rossi entra nel paese all'ora tal dei tali, il signor Bianchi esce da questo paese a quell'altra ora. Provate a pensare a quel programmino che si chiama Trace Route, da un paese all'altro vedi dove vanno le auto, sta uscendo dalle autostrade, e questa è una problematica che abbiamo dal 2010 ad oggi. Questa era una pubblicazione molto banale di quello che stiamo facendo. Io ho una domanda, non sono esperto di legge, però mi chiedo, non si è obbligati a dire in pubblico l'uso che si farà di una telecamera che viene messa da qualche parte? Certamente, c'è l'informativa, infatti tutto il sistema Argos è un esempio di omessa in idonea informativa. Tant'è che per questo motivo qui le multe che venivano erogate attraverso il sistema Argos non sono state considerate valide, sia per questo motivo sia anche per il fatto che per il regolamento del Comune di Venezia le telecamere non possono essere usate per comminare le sanzioni. Quindi c'è un problema legale con Argos. Per non parlare del trattamento dati pubblico, degli spostamenti e del fatto che, essendo un sistema sperimentale, andando a cercare sui registri pubblici del garante non abbiamo trovato le richieste da parte di quelli che hanno fatto Argos per il sistema sperimentale. Oltretutto dovrebbe cozzare col provvedimento del 2010 sulla videosorveglianza. Perché? Perché per fare sistemi di videosorveglianza intelligente che tracciano gli spostamenti dalla parte all'altra delle persone della città ci vuole l'autorizzazione del garante, e loro non ce l'hanno. Okay. No, ma io mi riferivo più che altro a quello che vi è appena accennato, che potenzialmente potrebbe vedere chi entra in un paese e chi esce. Infatti, là credo che l'abbiano fatto e non ci sia ancora stata una situazione. Ma l'ordinanza comunale può deliberare il fatto che mette le telecamere, tuttavia bisogna vedere poi il trattamento che ne viene fatto. Ma quindi il sistema a cosa dovrebbe servire? Se non può essere dato per comunità? È un'ottima domanda. Abbiamo speso 1.400.000 euro per questo sistema, che era nato per analizzare il traffico del Canal Grande e avvisare in tempo reale, entro 30 secondi, i vigili urbani che qualcuno stava da qualche parte correndo, in modo che loro andassero a fare le multe. Poi successivamente su Idra, che è il sistema più evoluto, hanno fatto anche la multa che arriva in tempo reale, però chissà perché tutti stanno correndo, e c'è il telelaser ti dici, ma non c'era già questo sistema? Abbiamo visto che siccome c'è un'imbarcazione, il punto di riferimento si sposta rispetto all'imbarcazione, cosa va a misurare mai? Chi lo sa? Quanti di metri al secondo, che possiamo dire chilometri orari più o meno, con 10-20% di errore. Infatti i tabulati e i dati tecnici di Argos, che sono pubblici, parlano proprio di errori che dipendono dalle condizioni ambientali, e infatti le nostre prove hanno dimostrato che gli errori sono quelli, e naturalmente poi ce ne sono stati ben altri di malfunzionamento del sistema, considerato che le telecamere montano un processore Celeron e hanno un po' di carriera alle spalle e sono anche un po' marcia in certi casi, no? Io li ho visti col telelaser e continuano ad arrivarmi foto di vigili col telelaser. C'è un articolo molto bello su tramaci.org che si intitola Sgamma Laser. Cioè proprio le foto che mi sono state mandate dei vigili col telelaser sul Canal Grande. Il sabato dove sempre? Come? Il sabato sono sempre i vigili col telelaser su da chi? Infatti, ma dove c'è Argos? Sì, adesso poi vogliono ampliarlo utilizzando il discorso di essere tracciati col GPS. Cioè, la stracciano, no? Pur di rendersi conto che magari hanno vaneggiato un po', la stracciano. La stracciano, fanno le cose ancora più assurde. Invece di dire, ok, abbiamo speso 1.400.000 euro per il cavolo, in più continuano a ingrandirlo, non so. Quando uno si presenta con la macchina fotografica, con il
pensano che sei qualcuno che tenta di misurare la sua velocità. Sì, comunque è stranissimo perché su Argos c'è una sezione che riguarda i taxi, dove se tu vai sempre col caro vecchio amico live HTTP header scopri che fa dei file temporali con dell'XML che se tu fai la richiesta giusta ti scarichi tutto l'XML con le coordinate GPS delle fermate, nome, cognome, ore di lavoro e numero della licenza. Quindi se un tassista ti rompe le balle puoi sempre fare l'applicazione per iPhone che ti dice dov'è. Oppure voglio quel tassista, aspetta che lo c'è. Cioè, è pazzesco. È un sistema implementato da Argos. Cioè, ma nel senso la telecamera guarda l'imbarcazione, si rende conto... L'idea di base che penso è che la telecamera associ un ID track a un oggetto per la durata di tutto quanto l'inseguimento. Alla barca successiva dà l'ID track successivo, a rotazione. In modo che non ci siano mai due ID track uguali e fine. Ma da lì ad associarlo al tassista, scusa? No, attenzione! L'altra parte c'è un file XML con numero di licenza, nome e cognome del tassista, coordinata GPS. Che cosa succede se io vedo l'imbarcazione che parte e arriva da quelle coordinate GPS? Che lo aggancio? Ah, ok, scusa. Ma come con qualunque posto barca, come con qualunque trasportatore, come con qualunque mezzo? È il giochino che abbiamo usato noi per autotracciarci e vedere se Argos funzionava. Agganciandosi. Quando passi da una cella all'altra cambi ID, vai di coordinate e di ID. L'ID a un certo punto è anche una cosa aleatoria perché poi magari lo cambi se qualcuno si incrocia. Non è proprio un sistema perfetto, vaneggia. Comunque, bello lavoro. Curiosità, l'ultima lezione, la posizione rispetto all'100% che l'ha abilitata, ha usato più lavoro in campagna? No, assolutamente no, non è mai stato utilizzato questo lavoro in campagna anche perché è stato pubblicato adesso. Sì, sì, c'era il discorso, c'era il discorso sul telecamere, sull'Argos, eccetera, eccetera, che probabilmente qualcuno avrà visto di sicuro, ma il fatto che l'abbiano manifestamente utilizzato non ci risulta. Per i mob sì, ma quella è un'altra storia. Ma in realtà l'opposizione si è accorta da sola, è bastato il giudice di pace. Davano multe alle persone, il giudice di pace ha detto queste multe non sono valide perché Argos non rispetta le normative e le leggi e quindi basta, cioè, sono accorti da solo. Poi veniva fuori che comunque è stato tipo un sacco di mesi in riparazione, lo mettevano a posto, poi si rompeva, l'hanno bloccato. A un certo momento abbiamo pensato, ok, ci hanno scoperto, giocano a nascondino, andiamo a vedere le telecamere. No, no, proprio non funzionava una cippa. Un'altra chicca divertente, nelle giornate un po' nebbiose, quando c'è un po' di foschia, se passa un'imbarcazione, alcune telecamere dell'Argos fanno una lucina. Accendono una specie di visore di qualche tipo, però è visibile a occhio nudo. Quindi c'è questa chicca che abbiamo scoperto così. Oh, per il resto è tutto. Ne avrà sicuramente date, ma ci saranno state molte opposizioni. So che comunque, non so se per Argos o per altri motivi, l'anno scorso tra le voci del comune c'erano 500.000 euro di spese di postalizzazione delle multe non pagate. E che c'erano un marasma di ricorsi, poi sapere di cosa. Bisogna cominciare a fare un po' di istanze di accesso agli atti amministrativi, se te le danno e comunque... Sono tante, se consideri quei 5-6 euro di spedizione della multa che paghi quando paghi le multe, quindi probabilmente c'è un qualche cosa di interrotto in mezzo, probabilmente quelle dei tassisti e dei consorzi o roba del genere. Così. Bon, dai, io passerei al talk successivo.